Buongiorno e bentornati alla TV di East West. Io sono Matteo Meloni e oggi analizzeremo alcuni degli aspetti relativi all'accordo tra Israele ed Emirati Arabi Uniti. Infatti sono numerose le dinamiche geopolitiche da considerare in seguito a questo accordo, storico perché gli Emirati Arabi Uniti sono solamente il terzo paese del mondo arabo a sottoscrivere un deal con Israele. A livello diplomatico questa è una vera e propria pietra miliare, che da una parte evidenzia la spaccatura all'interno del mondo arabo, mentre dall'altra mette in risalto la contrapposizione di attori non arabi, come la Turchia, come l'Iran e il Pakistan. Questi tre paesi sono stati quelli che più hanno protestato per l'accordo, che da parte israeliana può essere assolutamente definito un successo. Gli Emirati sostengono che grazie al loro contributo Israele fermerà l'annessione dei territori palestinesi. D'altro canto, l'autorità nazionale palestinese e il suo presidente Abu Mazen sostengono che nessuno può parlare a nome dei palestinesi senza il loro permesso. Possiamo dunque evidenziare alcuni risvolti molto interessanti in seguito a questo accordo. Anzitutto il contratto per la vendita da parte degli Stati Uniti di materiale militare agli Emirati. Di questo inizialmente si è parlato solo a livello di ipotesi, ma oggi abbiamo le conferme da parte di più fronti. E infatti il consigliere di Trump, Jared Kushner, nonché suo genero, ha effettivamente contribuito al raggiungimento di questo accordo. In questo modo gli Emirati potranno armarsi, in particolare di F-35. Ma attenzione, Abu Dhabi avrà anche i Growler Jet, mezzo aereo ideato per combattere una guerra elettronica, ad oggi in dotazione solo all'Australia. Il primo ministro Benjamin Netanyahu continua a sostenere di essere rimasto all'oscuro di questo accordo. Parrebbe infatti che gli ambienti militari statunitensi e quelli degli Emirati abbiano parlato segretamente alle spalle di Tel Aviv. Ci si chiede dunque se il Qualitative Military Edge rimarrà inattaccabile. Il Qualitative Military Edge è un accordo sottoscritto tra Stati Uniti e Israele che prevede per lo Stato ebraico un equipaggiamento militare superiore a quello dei suoi avversari. Ma con la vendita di nuovi armamenti agli Emirati questo verrebbe un po' meno. Ci si chiede dunque se è stato effettivamente un vantaggio per Israele questo nuovo accordo. Lo è sicuramente dal punto di vista economico, visti i nuovi trattati bilaterali che verranno sottoscritti in questi giorni tra Tel Aviv e Abu Dhabi. In Israele infiamma la polemica sulla conoscenza da parte di Netanyahu o meno di questo accordo militare tra Stati Uniti ed Emirati. Dal suo ufficio continuano a negare, ma fonti vicine agli ambienti diplomatici affermano che il primo ministro in carica era assolutamente a conoscenza di ciò che stava avvenendo. Ma effettivamente, all'indomani di questo accordo, cosa cambierà? Anzitutto ci saranno rotte commerciali tra i due paesi e l'Arabia Saudita, altro player importante della regione, ha concesso a Israele il passaggio sopra il suo spazio aereo. Ma attenzione, il fronte palestinese parrebbe compattarsi. Le due anime, Fatah e Hamas, una laica, l'altra più religiosa, hanno deciso di concordare una tregua per meglio contrastare l'accordo e trovare una soluzione unitaria per riuscire a raggiungere l'agognato Stato di Palestina, con Gerusalemme Est capitale e il ritiro delle forze israeliane dai territori occupati nel 1967. Sul fronte geopolitico allargato, molto interessanti le dichiarazioni di Erdogan, presidente turco, e di Hassan Rouhani in Iran, che in sostanza bollano come traditori gli Emirati Arabi Uniti per questo accordo con Israele. Negli ultimi giorni è intervenuto anche il primo ministro del Pakistan, Imran Khan, che ha dichiarato che il suo paese non raggiungerà mai un accordo diplomatico con Israele finché non ci sarà uno Stato palestinese. Khan ha aggiunto che è come se il Pakistan accettasse la presenza indiana in Kashmir. Dunque, allargando la questione, ha una problematica geopolitica col suo vicino India, che proprio l'anno scorso ha cancellato lo status speciale per il Jammu e il Kashmir, quest'ultima unica regione dell'India a maggioranza musulmana. Queste affermazioni ci ricordano che la geopolitica è veramente globale e infatti un accordo tra Israele e un paese arabo influenza direttamente anche un altro attore geopolitico. Ribadendo l'amicizia con gli Stati Uniti, Khan ha però voluto sottolineare il futuro di vicinanza economica con la Cina, vista dal Pakistan come partner strategico. Pechino e Islamabad potrebbero riuscire a marginalizzare il ruolo dell'India, che proprio con Pechino in questi giorni sta avendo un conflitto armato lungo la Line of Actual Control. Siamo nel 2020, ma ancora ci occupiamo di questioni legate al processo di decolonizzazione. Risolverli sarà complicato, soprattutto perché nessun paese vorrà mai fare un passo indietro.